Nuovo via libera ieri dalla giunta comunale al piano parcheggi Targatuata, riveduto e corretto. Consumatori e commercianti sono riusciti a strappare più di qualche modifica ed oggi c'è un nuovo documento che dovrà essere sottoposto al vaglio del Consiglio comunale, al quale spetta il via libera finale, ma dove si presume arriverà in tempi tutt'altro che brevi: dal momento che, oltre al passaggio intermedio del provvedimento in Commissione consigliere, resta lo scontro con l'opposizione e le circoscrizioni al lavoro per indire il referendum. Nel dettaglio resta intatto l'impianto generale della manovra. 5.000 listallinetti, le strisce blu per intenderci, ma raccolti in un'unica macroarea, non più tre, con tariffa unica, per la quale l'aumento sarà più contenuto. Dalle attuali 60 centesimi ad ora si passerà infatti ad un euro, con la possibilità di frazionare 15 minuti 30 centesimi e la previsione di differenti tipologie di abbonamenti, anche per mezza giornata. Maggiori agevolazioni poi per commercianti e residenti, parcheggio gratuito infatti per la prima auto, previsto solo il pagamento di 40 euro per la pratica, Si anche anche al carattere sperimentale del provvedimento, sei mesi circa, e all'idea di park and ride, ma per questi bisognerà attendere dal momento che è necessario individuare le zone deputate a divenire area di sosta, di interscambio tra mezzo pubblico e privato, si pensa ai via Bari, ma anche via Gagliani o alla zona stadio. Tutte modifiche compatibili con gli obiettivi di qualità urbana, regolamentazione del traffico e salvaguardia dei livelli occupazionali, spiega soddisfatta il vice sindaco Lucia Lambresa, l'affidamento della gestione parcheggi ad Attaf, infatti porterà alla chiusura del lungo capitolo Capitolo Cooperative Sociali e al passaggio dei circa 90 parcheggiatori alle dipendenze dirette dell'azienda. Ma l'opposizione in Consiglio non si fida e procede sulla strada della consultazione popolare, che si pensa potrebbe essere estesa anche alla questione privatizzazione del cimitero, altro nodo cruciale la cui firma è slittata il 14 maggio.